Buongiorno a tutti, è un piacere e allo stesso tempo è molto difficile parlare dopo i colleghi che mi hanno preceduto perché hanno toccato tutta una serie di problemi anche quotidiani che i fisiatri si trovano a dover affrontare. Allo stesso tempo noi, avendo la presunzione di avere una presa in carico globale, come ci piace dire, del paziente, dovremmo almeno in parte rispondere ad alcuni di questi problemi che sono stati sollevati. E in parte si riesce, in parte ammetto già di no, per problemi logistici, organizzativi, politici in senso lato, quindi in realtà anche noi ci troviamo ad affrontare tutta una serie di problemi insieme ai nostri pazienti a cui non sempre riusciamo a dare poi una soluzione. Rientrando un attimo nello specifico della relazione di oggi, l'obiettivo finale di quello insomma che dovrei dimostrarvi è che in primo luogo il vecchio detto secondo cui l'esercizio fa bene ha anche un fondamento scientifico, perché ovviamente da medico ho bisogno che ci sia un supporto della letteratura scientifica, la prossima grazie, che mi dica perché l'esercizio fa bene. E l'importanza dell'esercizio fisico nel trattamento delle patologie reumatiche, come già anticipato dal collega, è sottolineato da tutta una serie di società scientifiche importanti, italiane, europee e mondiali. In cosa l'esercizio fisico sappiamo che è efficace? È efficace nel ridurre il dolore, è efficace nel recuperare il movimento delle articolazioni, è efficace nel recupero e nel mantenimento anche della forza dei muscoli e delle articolazioni coinvolte, ma, cosa ancora più importante, è fondamentale per migliorare quella che è la funzione globale del nostro paziente. L'esercizio ha poi effetti anche più generali sul nostro corpo, quindi un miglioramento a livello dell'apparato cardiocircolatorio e respiratorio, ha effetti positivi sulla massa ossea, ci sono protocolli di esercizio specifici per l'osteoporosi, e ha un effetto molto importante anche sul benessere psicologico del nostro paziente e, cosa ancora più importante perché è un po' la sintesi di tutto il resto, per un miglioramento della qualità di vita dei nostri pazienti. Ovviamente parlare di esercizio è un qualcosa di un po' generico, ci sono tanti tipi di esercizio e è il medico fisiatra che deve sapere quali sono i problemi che devo affrontare e quindi sapere quali sono gli esercizi più adatti per il nostro paziente. E ovviamente deve considerare tutta una serie di elementi specifici che sono qui riassunti e che ovviamente iniziano con la fase di malattia, perché ovviamente un programma di esercizio sarà diverso laddove il paziente è in fase acuta o è in fase di quiescenza della malattia. È importante ragionare, e non sempre si fa, su quali sono gli obiettivi. È come quando si dà una medicina, io devo sapere cosa mi aspetto quando stilo un programma di trattamento. Io faccio fare a mio paziente questi esercizi, questo programma, perché mi aspetto un qualcosa da questo programma. Ovviamente non mi aspetto che il mio paziente stia peggio. La sicurezza del paziente è l'ultima cosa che ho elencato, ma è sostanzialmente la prima che devo considerare. Il mio paziente deve stare meglio dopo che ha fatto i suoi esercizi. Quindi, quando stilo un programma di trattamento, devo avere in sostanza chiaro nella mia testa cosa devo considerare e quali sono i miei obiettivi. Quali possono essere? Ridurre il dolore, lo abbiamo già detto. Aumentare l'ampiezza dei movimenti o mantenere l'ampiezza dei movimenti articolari, aumentare la forza muscolare. Ovviamente è difficile che questi tre aspetti si separino l'uno dall'altro, in genere vanno considerati un po' tutti insieme. Più in generale io devo tendere a migliorare lo stato di salute e il benessere complessivo del mio paziente, al di là dei piccoli obiettivi di forza e di recupero articolare. Qual è il ruolo dell'acqua in tutto questo? Perché siamo qui per parlare anche di idrochinesioterapia. E cominciamo dalla fine, cioè citando
una frase che dice che le proprietà dell'acqua permettono l'esecuzione di molti esercizi anche nelle fasi acute della malattia. Prossima, grazie. Coinvolgendo, oltre alla sfera sensoriale e motoria, anche quella intellettiva e psicologica del paziente, che riferisce benefici sul dolore, sulla funzione e un notevole benessere generale. Questa frase non è mia, è presa dalla rivista della Società Italiana di Reumatologia. Quindi, medici che si occupano specificamente di queste problematiche hanno riconosciuto i benefici dell'esercizio in acqua. Partiamo da Archimede per spiegare perché fa bene lavorare in acqua. In primo luogo perché c'è una riduzione del peso corporeo. Questo è l'effetto principale che vediamo quando immergiamo un paziente, si immerge nell'acqua. A seconda dell'altezza in cui il paziente si trova, c'è una riduzione progressiva del peso corporeo che va da circa il 5% quando l'acqua è bassa, alle gambe, ai polpacci più o meno, e arriva quasi all'80% quando l'acqua arriva fino alle spalle. Oltre è un po' difficile lavorare. Quali sono poi gli effetti dell'immersione in acqua sul paziente? L'acqua scioglie le contratture muscolari perché rilassa la muscolatura, quindi togliendo in parte anche il dolore legato alle contratture. La pressione idrostatica esercitata dall'acqua, soprattutto a livello degli arti inferiori, quando il paziente è in piedi, perché più alta è la pressione negli strati più profondi della vasca, favorisce anche il riassorbimento dei liquidi nei segmenti corporei. E l'acqua ha un effetto importante anche nel migliorare la percezione che il paziente ha di sé e dei suoi movimenti, e consente anche di sperimentare nuovi schemi motori e schemi di movimento. Oltre ad immergere il paziente, gli farò fare anche degli esercizi in acqua. Cosa mi aspetto dagli esercizi in vasca? Beh, che aumenti anche qui l'ampiezza dei movimenti, lo abbiamo già detto, è un programma comune, è un obiettivo comune a tutti i programmi di esercizio, ma il fatto di lavorare in acqua migliora anche quella che è la coordinazione del mio paziente, facilita il lavoro simmetrico dei due emisomi, che chi ha esperienza riabilitativa sa che è difficile, noi siamo soggetti sostanzialmente asimmetrici, quindi è difficile condurre un programma di esercizio facendo in modo che entrambe le metà del corpo rispondano allo stesso modo. E in acqua il movimento, per le caratteristiche dell'acqua stessa, è facilitato perché c'è la spinta che deriva dal principio di Archimede. E in genere il paziente, quando lavora in acqua, sta meglio, lo vedremo poi meglio con Paola che mi seguirà. Il paziente, proprio per il fatto che riesce a a lavorare con una riduzione del dolore e quindi percepisce il beneficio del lavoro, ha anche una forte componente di motivazione a proseguire il trattamento. Perché in effetti l'acqua ha un effetto analgesico e quindi in genere riusciamo ad ottenere più rapidamente e in maniera più efficace un recupero del movimento articolare. E in effetti anche la riduzione del peso corporeo ci consente di lavorare con maggiore sicurezza, perché anche nelle fasi di immediata post-acuzie o anche nelle fasi immediatamente post-chirurgiche, il fatto di non lavorare con un carico del 100% sugli arti del nostro paziente consente di ridurre quelli che sono gli stress meccanici e quindi anche di lavorare evitando stress eccessivi sulle articolazioni e quindi, in buona sostanza, di lavorare con maggiore sicurezza per il nostro paziente. L'acqua, oltretutto, consente di lavorare con resistenze variabili, con piccoli accorgimenti tecnici molto semplici. Cioè, in sostanza, si riesce a fare esercizi di rinforzo muscolare e di mobilizzazione semplicemente attuando piccole variazioni molto semplici, senza tutti quei rischi di stress articolare che ci sarebbero con gli esercizi canonici. Non sto a dilungarmi in dettagli tecnici, però se utilizzo una macchina, un peso, avrò comunque una componente inerziale per iniziare il movimento, per iniziare l'esercizio, che provoca uno stress meccanico sull'articolazione. In acqua questo non avviene, quindi anche qui la sicurezza del paziente viene in qualche modo tutelata in maniera migliore. Inoltre l'acqua, proprio per il fatto che esercita una pressione sui recettori cutanei, è anche uno stimolo alla propriocezione, cioè alla coscienza che il paziente ha della sua posizione corporea nello spazio e nella percezione che ha dei suoi movimenti. Cioè il paziente sente, tra virgolette, meglio se stesso quando si muove nell'acqua piuttosto che nell'aria.
Quindi l'acqua rappresenta un elemento determinante e che ci consente di ottenere delle prestazioni che non sarebbero del tutto raggiungibili solo con il lavoro a secco, quindi col lavoro in palestra. Sono un medico e quindi sono condannato a lavorare con quella che si chiama evidence-based medicine, cioè a citare quelli che sono le evidenze scientifiche, cioè dove ci sono lavori che hanno dimostrato che le terapie funzionano. E lavori che dimostrano l'efficacia dell'esercizio in acqua ci sono per quel che riguarda l'artrite reumatoide, la spondilite anchilosante, la fibromialgia e l'artrosi. Non vuol dire che negli altri quadri l'acqua non funzioni. È un po' lo stesso problema che citava prima il dottor Gorla. Cioè, è difficile a volte misurare l'effetto dei nostri interventi perché ti chiedono ma gli effetti a lungo termine, ma bisogna ripetere il trattamento. Quindi questo è un po' anche uno stimolo, in primo luogo a noi della categoria dei medici, a studiare un po' meglio quelli che sono gli effetti che ci sono anche nelle altre patologie, ma per cui per adesso non ci sono lavori scientifici pubblicati. Quindi è una critica e allo stesso tempo uno stimolo per la classe medica. In realtà poi l'acqua non è utilizzata, piccola digressione, solo nei pazienti reumatici. Cito l'esperienza del reparto ospedaliero presso cui lavoro, che da qualche anno collabora con il centro in acqua di Novara per l'inserimento dell'idrochinesiterapia nel percorso riabilitativo dei pazienti con esiti di lesione del sistema nervoso centrale, quindi ictus, traumi cranici e pazienti con lesione del midollo spinale. E in effetti in questi anni abbiamo osservato come vi sia un beneficio in questi pazienti dall'inserimento della terapia in acqua nel loro percorso. Quindi l'esercizio in acqua è una componente fondamentale del programma riabilitativo, dovrebbe esserlo, ovviamente non è l'unica risposta, cioè è sempre un qualcosa da inserire in un programma, chiamiamolo a secco, cioè programma riabilitativo classico, insomma, non è che sostituisce in toto tutti gli esercizi, ma si aggiunge al programma solito. Introduco qui il concetto di idrochinesiologia, che poi svilupperà meglio Paolo dopo di me, che è la metodologia che si utilizza presso i centri in acqua e la cui caratteristica è un po' il tentativo di essere una sintesi tra tutte quelle metodologie terapeutiche che già esistono, dall'idroterapia all'idrologia, all'idrochinesiterapia, alla psicomotricità, e che vorrebbe un po' prendere in carico il paziente nella sua globalità, quindi da un punto di vista fisico, da un punto di vista psicologico e da un punto di vista soprattutto di miglioramento del benessere generale del nostro soggetto. Anche qui, da un punto di vista tecnico, è importante sottolineare come ovviamente queste sedute non possano essere condotte in una piscina dove si allena Federica Pellegrini. Non può essere la piscina olimpionica da 50 metri con le corsie, ci vuole un ambiente adatto, un ambiente di piccole dimensioni, perché ci deve essere un ambiente raccolto, di rapporto diretto tra il terapeuta e il paziente. Anche la profondità della vasca è importante, abbiamo visto che cambiando la profondità della vasca cambia l'effetto che l'acqua ha sul mio paziente, quindi devo avere una vasca che mi consenta di lavorare per quello che mi serve, quindi parametri di altezza devono essere regolati in base a quello che io voglio far fare al mio paziente. Ovviamente la temperatura dell'acqua deve essere idonea, omeotermia sostanzialmente, cioè la temperatura grosso modo quella del corpo umano. Posso regolarla, però l'idea è che sia una temperatura che il paziente percepisca come piacevole e che sia simile alla sua temperatura corporea. E ovviamente anche la temperatura dell'aria deve essere adeguata, con un livello di umidità mantenuto al di sotto del 60%. Notazione tecnico-igienica che non c'entra con il trattamento, ma che è importante sottolineare: l'acqua della vasca ogni 2 ore viene cambiata completamente, c'è un ricircolo progressivo, nell'arco di 2 ore l'acqua è totalmente sostituita. Io con questo ho concluso e adesso per gli aspetti più pratici e operativi passo la parola a Paola Carrara, che è un'idrochinesiologa.
Buongiorno, mi chiamo appunto, no, torna pure indietro, grazie. Stai pure sulla prima. Grazie. Mi chiamo Paola Carrara, sono fisioterapista e sono idrochinesiologa e svolgo il mio lavoro nel centro in acqua di Novate Milanese. Desideravo nel parlare di idrochinesiologia in reumatologia, iniziare a parlare del nostro corpo, partire dall'interno di noi stessi. E devo dire che ascoltare le relazioni di questa mattina, in particolare quella del dottor Gorla, mi ha ulteriormente fatto capire di quanto sia importante non slegare l'aspetto della corporeità, per così dire, da quello che è un aspetto percettivo. Dicevo di partire dal nostro corpo, cioè dall'interno di esso, riflettendo un attimo insieme, non rispetto a quello che sappiamo o non sappiamo fare, che il nostro corpo ci permette o non ci permette di fare, ma partendo da quello che siamo, quello che ognuno di noi è, quale significato diamo alla nostra persona, dove collochiamo la nostra persona. Mi piaceva questa frase che cito per iniziare a parlare con voi. La vita ci impone quotidianamente il nostro corpo, perché è in lui e per lui che noi sentiamo, desideriamo, agiamo, esprimiamo e creiamo. Mi piace pensare al nostro corpo non come un contenitore o un involucro, ma contenitore o involucro di sensazioni, di emozioni, di vissuti. Prima si diceva ognuno di noi porta dentro di sé tutta la storia che lui è. Allora pensiamo al nostro corpo non solo come al contenitore di tutto questo, ma come un luogo fisico che è l'abitare del nostro io, dove l'io è l'espressione della persona in tutta la sua interezza, secondo tutti quei canoni che dicevano prima benissimo i medici che hanno parlato. Questo io costruito nel tempo attraverso lo sviluppo delle proprie esigenze elementari, le esigenze di bene, di amore, di giustizia, di salute che ognuno di noi ha. E un io costruito in un rapporto dinamico con gli accadimenti della nostra vita personale e della nostra vita sociale. Ed è proprio la relazione con l'ambiente esterno, proprio in questa relazione che noi sviluppiamo la consapevolezza del nostro corpo. Vai pure avanti. È proprio, dicevo, in relazione con l'ambiente esterno che noi sviluppiamo la consapevolezza del nostro corpo attraverso quel fenomeno estremamente complesso che citava anche prima il dottor Baricic, che è la percezione. Non intendo certamente addentrarmi nei meandri di quello che dal punto di vista neurofisiologico possa significare l'aspetto della percezione, ma certamente possiamo collocarla come una capacità, come un'interpretazione, come la possibilità di interpretazione a livello cosciente di tutti quei segnali che ci arrivano dall'esterno. E in questo senso tutto il dibattito neurofisiologico degli ultimi decenni ci fa mettere in relazione la percezione con la propriocezione, cioè con la risposta che è una risposta motoria, quindi percezione e azione sono due poli dell'unità del nostro comportamento. In questo modo possiamo dire che la percezione favorisce nuove condotte motrici e dal punto di vista di quello che è lo specifico del mio lavoro di fisioterapista, affermare questa cosa non è una teoria, perché significa poi coniugare quello che è la modalità di un trattamento partendo proprio da quello che la persona che ho davanti percepisce da quello che senta e su questo costruire delle proposte di azione che a loro volta verranno nuovamente percepite dalla persona che mi restituirà
delle situazioni, correggendo, modificando, ampliando, andando a costruire insieme quelle che sono delle condotte motrici. D'altra parte non possiamo pensare che la motricità, vai pure avanti, d'altra parte non possiamo pensare che la motricità sia il solo elemento che va ad influenzare la percezione e l'immagine del nostro corpo, perché è assolutamente indubbio che è necessario mettere insieme anche un'esperienza emozionale che passa soprattutto attraverso la relazione con l'altro, e l'acqua in questo senso, andiamo proprio a sviluppare questo concetto, è estremamente significativo in questo. Quindi possiamo parlare di percezione, di relazione, di motricità, di emozioni come fattori a cui il nostro corpo è da spazio, e tutti quanti insieme prendono vita e contribuiscono a costruire il nostro io, quello che dicevamo prima, chiamavamo prima l'io. Nell'ambiente noi leggiamo come una cassa di risonanza, una possibilità di amplificazione o di inibizione di tutto quello che sono le nostre emozioni, di quello che prima abbiamo chiamato il nostro io. Credo sia esperienza quotidiana di tutti trovare nell'ambiente, vedere nell'ambiente una possibilità di dilatazione o di inibizione di quelle che sono le nostre emozioni, come risposta al contesto dentro il quale ci troviamo, dentro il quale siamo costretti magari a dover rispondere. L'acqua è una cassa armonica particolarmente significativa per le nostre emozioni, non solo perché amplifica la percezione, come prima diceva il dottor Baricic, ma perché, e l'esperienza quotidiana che noi operatori in acqua facciamo, è che l'acqua stessa contribuisce a costruire l'emozione e aiuta a farla emergere, restituendoci poi la possibilità di leggerla, di guardarla, di interpretarla. Possiamo quindi dire che l'acqua è un elemento che coniuga insieme l'aspetto relazionale e l'aspetto del movimento. L'acqua è il luogo della vita primordiale, dove la vita ha preso forma, probabilmente anche per questo è così evocativa e appunto lascia così, ha un aspetto così fortemente evocativo. E mi è piaciuta questa frase che ho trovato in un romanzo di una scrittrice polacca, ma mi è sembrata molto significativa e mi piaceva molto per me. L'acqua è come la vita umana, anche se sta ferma, tuttavia scorre e cambia. Apparentemente tutto è uguale, invece tutto è diverso. In acqua noi ci rilassiamo, o viceversa, possiamo essere intimoriti dall'acqua, abbiamo reazioni diverse anche noi stessi a seconda delle fasi e dei periodi della nostra vita, ci lasciamo abbracciare o invece ci irrigidiamo, ci sentiamo più intimamente uniti agli altri piuttosto che invece ci sentiamo intimoriti, intimiditi. Io ho sempre la sensazione che l'acqua porti a galla, faccia emergere, aiuti a portare a galla alcune parti che sono le parti più nascoste di noi stessi. E questo vale per i pazienti che noi abbiamo in acqua e vale in un altro modo però per noi operatori. L'acqua sostiene, l'acqua accoglie, divide. È un elemento che ci permette di esplorare e di scoprire i confini del nostro corpo in uno spazio nuovo
che può essere condiviso con l'altra persona. A questi elementi però che abbiamo detto dell'acqua, che in molta parte, in molta misura sono elementi che da sempre, nei secoli direi, prima parlavamo addirittura risalendo ad Archimede, però sono elementi che da sempre sono conosciuti ed utilizzati come contesto anche terapeutico per le varie pratiche riabilitative, a tutti questi elementi in acqua offre un valore aggiunto, un plusvalore che è alla base del sistema stesso di in acqua ed è l'idrochinesiologia, come citava prima il dottor Baricic. In acqua quindi è un marchio che racchiude l'esperienza decennale costruita all'interno di centri affiliati al consorzio e che attraverso l'attenzione prestata all'erogazione, quotidianamente prestata all'erogazione dei servizi, è arrivata a costruire esperienze di eccellenza, direi, con un'adeguatezza notevole di qualità. In acqua è quindi idrochinesiologia, cioè non solo il mettere in acqua e far fare del movimento, ma è una metodologia, una metodica terapeutica ed educativa che, come diceva prima il dottor Baricic, è di sintesi tra quelle che già esistevano, dall'idroterapia e via via le altre, che ha come fattore caratteristico e dominante il ruolo relazionale dell'acqua nel rapporto tra l'operatore e l'utente. Va da sé che è necessario che questa metodica possa essere applicata, sviluppata da personale specializzato, che è l'idrochinesiologo, persona con una formazione di base sua propria di tipo tecnica e professionale e con una specializzazione in idrochinesiologia. Personale che condivide un metodo, quindi l'applicazione di quelle cose che dicevo prima è proprio condiviso come metodologia comune all'interno di una formazione continua che è messa in rete dalla struttura stessa del consorzio. In acqua, i centri in acqua sono presidi sanitari di primo livello, alcuni accreditati col Sistema Sanitario Nazionale, altri no, ma tutti sono riconosciuti, o meno se non sbaglio, come presidio sanitario di primo livello. Qual è la prerogativa dei centri in acqua? Lo vedevamo prima col dottor Baric, è uno spazio d'acqua dedicato, quindi un ambiente accogliente, che al di là della vasca di contenuti, di dimensioni contenute, come prima si accennava, significa anche uno spazio adeguato negli spogliatoi, cioè dal momento in cui la persona entra, quindi strutture senza barriere architettoniche, pensate anche per persone che hanno magari anche delle grosse difficoltà di movimento. Anche al di fuori evidentemente dell'ambito reumatologico. Non solo quindi uno spazio d'acqua dedicato, ma un ambiente in generale pensato e studiato per persone con difficoltà, spogliatoi dedicati, possibilità di ausili per entrare o per uscire dalle vasche o per i cambi, per l'accudimento prima e dopo l'attività in vasca. Quindi una serie di situazioni, le altre le abbiamo già viste, per cui la metodologia, la formazione, l'operatore idrochinesiologo, eccetera. Volevo quindi sottolineare l'esperienza in acqua come fonte di piacere e di benessere, dove quando... Oggi, a maggior ragione, dopo aver sentito i medici relatori precedenti, quando parliamo di piacere e di benessere,
lo intendiamo con tutte quelle valenze così importanti e così profonde e significative che sono tutte quelle che sono state sviluppate nell'arco di tutta la mattinata. E in questo senso devo dire che mi ha fatto molto piacere sentire i relatori prima, perché non li conoscevamo, ma ci siamo immediatamente sentiti in sintonia, per cui è estremamente importante e significativo, credo, che ci si possa riconoscere con una metodologia che alla radice riconosce come valore le stesse cose, insomma. La proposta in acqua viene progettata con modalità individualizzata a seconda evidentemente delle caratteristiche della singola persona e quindi del progetto riabilitativo che il medico fa. La persona accede al servizio e viene costruito un individuato un progetto riabilitativo su indicazione del medico specialista, dopodiché inizia l'attività in acqua, che prevede sempre una verifica costante degli obiettivi che man mano vengono raggiunti all'interno di una supervisione periodica da parte del medico del centro. Gli obiettivi dell'idrochinesiologia li abbiamo visti prima col dottor Barici, ci ho voluto riscriverli perché ci sembrava importante risottolinearli, ma li abbiamo visti prima in un modo esaustivo. Volevo sottolineare gli ultimi tre: socializzazione, miglioramento dell'umore e mantenimento, forse anche quattro rispetto alle autonomie, perché questi aspetti, che apparentemente non sono in modo così diretto legati a quella che è un'attività riabilitativa, sono invece delle situazioni che vengono molto influenzate dall'attività in acqua e che sono estremamente importanti per tutti i motivi che sono stati detto prima. Non ultimo il mantenimento, per cui se è importante il lavoro di recupero all'interno di quello che è un percorso, altrettanto importante in situazioni di malattie come quelle reumatologiche, è altrettanto importante evidentemente il mantenimento, per cui sono obiettivi sicuramente significativi, insomma. Ho inserito ogni tanto alcune immagini, alcune sono di persone che magari non hanno problematiche simili, non hanno problematiche di tipo reumatologico, ma mi sembrava importante darvi delle immagini proprio anche di come concretamente viene svolto. Vedete che l'operatore è sempre in acqua e questo fa parte di quello che dicevo prima, cioè di questo ruolo dell'acqua, non solo inteso come può essere nel vecchio concetto dell'idroterapia, dell'acqua fa bene, ma nella possibilità di sviluppare un rapporto che offre un plusvalore a quello che è il progetto riabilitativo. Vai pure avanti. Grazie. La seduta è suddivisa, prosegui pure, adesso ce ne sono alcune. Diceva prima il dottor Baricic che l'acqua può essere utilizzata con modalità differenti, può essere utilizzata per, vedevamo prima, lavori di galleggiamento, di trascinamento, eccetera, altri lavori con degli ausili che sviluppano per esempio un lavoro più di tonificazione, di rinforzo muscolare, per cui a seconda di quella che è la fase del recupero si lavora in una direzione o nell'altra.
l'accesso anche alle vasche, vedete che non c'è la scaletta che normalmente si trova nelle piscine, che magari già quella può creare una difficoltà, ma l'accesso alla vasca è, così, insomma, è tutto pensato anche per persone che possono avere delle particolari difficoltà. La seduta, l'incontro è suddiviso in tre fasi che evidentemente si intersecano tra loro, però possiamo riconoscere come tre aspetti successivi: una fase di ambientamento, una fase centrale con proposta di esercizi specifici e una fase finale di rilassamento. Il lavoro in acqua è organizzato secondo questa sintetica scaletta. Innanzitutto, appunto, dicevo prima, l'operatore è in acqua. Il lavoro è individualizzato dal punto di vista organizzativo, può significare che il paziente lavora in un rapporto individuale con l'operatore o con una programmazione individualizzata all'interno di un piccolo gruppo. Piccolo gruppo che può essere un gruppo di rieducativa, per intenderci, dove persone diverse hanno problematiche diverse e ognuno svolge degli esercizi a seconda del programma, del progetto riabilitativo e degli obiettivi che deve perseguire, piuttosto che invece gruppi di cosiddetta, quelli che noi chiamiamo la ginnastica dolce, dove sono gruppi dove magari anche l'aspetto socializzante di lavoro è messo più in comune. Dicevo prima che il progetto può prevedere un aspetto rieducativo e un aspetto preventivo, dentro il quale sta anche il mantenimento, perché il mantenimento, come ben sapete, è la prevenzione di danni e di problematiche successive. Può essere organizzato da 1 a 3 incontri per settimana per una durata di 40 minuti ciascuno. Tutto il progetto ovviamente è l'equipe stessa del lavoro è seguita con una supervisione medica continua. L'acqua mi sorprende sempre, il lavoro all'interno dell'acqua, perché credo possa regalare sempre delle possibilità motorie inimmaginabili a secco. Ed è proprio dal punto di vista del mio lavoro di fisioterapista, è proprio l'osservazione attenta e realista delle competenze motorie e funzionali delle persone che ho davanti, competenze che sempre ci sono, anche nelle situazioni più difficili o apparentemente più complicate, ma una buona capacità di osservazione permette di far emergere sempre delle competenze. Quindi, dicevo, dall'osservazione di queste competenze possiamo piano piano far emergere il positivo che la persona ha. Se voi applicate questo concetto, mi veniva in mente prima mentre parlava il dottor Gorla del dolore, se pensate a questa situazione all'interno di una situazione di dolore, diventa estremamente significativo, perché con persone che hanno male dappertutto, qualunque cosa si faccia, in qualunque momento e cosa lo si tocchi, che cosa ci sto a fare io che sono una fisioterapista? Cioè, la domanda come operatore viene posta in un modo. Invece, proprio da questa modalità di rapporto con il nostro lavoro e con i pazienti che abbiamo davanti, sempre si riesce a individuare un particolare dal quale poi piano piano è possibile far emergere e allargare una positività, così che la terapia, come diceva, mi spiace che non ci sia più perché mi ha colpito molto l'intervento del dottor Gorla, così come la terapia possa diventare cura, possa trasformarsi in cura, cioè il paziente possa diventare protagonista, aiutato e sollecitato nel modo giusto della propria riabilitazione. Questo l'ha già ampiamente, ho voluto ribadirlo perché abbiamo voluto nel pensare queste slide, abbiamo voluto ribadirlo perché ci sembrava importante, però è un concetto che ha sviluppato bene il medico.
Questo è un elenco di centri in acqua che aderiscono e già da ora possono appunto aderire al progetto che con AIRA stiamo iniziando a costruire. Potete poi trovare sul tavolino lì un po' di dépliant, tra cui anche il volantino con i dettagli, i numeri di telefono e persone referenti di questi vari centri, in modo che possiate poi vederli. Io volevo nel concludere proporvi la visione di un breve filmato che possa illustrare quella che è l'attività che noi facciamo. È un filmato di uno dei nostri centri che è situato all'interno di un ospedale, un luogo, normalmente i nostri centri non sono in ospedale, ma si evidenzia bene quello che è l'attività che noi facciamo non solo come rieducazione, ma anche sotto altri aspetti. Abbiamo deciso di lasciare anche la visione delle altre aree di servizio che noi facciamo, l'area con i bambini, l'area psicomotoria, l'area di attività per la rieducazione neurologica, per le gestanti, eccetera, perché per esempio nel mio centro è esperienza di 3 settimane fa l'inserimento di una bimbetta di 3 anni con artrite reumatoide all'interno di un gruppo di quello che è la corsistica normale dell'attività che noi facciamo per i bambini per quella fascia di età. Per cui ci sembrava importante, come dire, che fosse evidente che ci occupiamo in modo preciso di riabilitazione, ma non solo.